Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha nuovamente istituito la Commissione d'inchiesta su analisi e studi su criminalità organizzata e infiltrazioni mafiose. Ce ne parla Paolo Giovagnoni. Con votazione unanime, l'Aula di Palazzo Cesaroni ha istituito nuovamente una commissione d'inchiesta su analisi e studi su criminalità organizzata, infiltrazioni mafiose, corruzione, riciclaggio, narcotraffico e spaccio di stupefacenti, un organo voluto da tutte le forze politiche. La commissione sarà composta da 8 consiglieri, 5 designati dai presidenti dei gruppi di maggioranza, 3 dai consiglieri di minoranza. I consiglieri di maggioranza indicheranno il presidente dell'organo, la minoranza il vice. Tanti gli aspetti da seguire dopo l'emersione della realtà di fatto che in Umbria le infiltrazioni criminali sono molteplici e intaccano vari settori dell'economia, oltre che generare illeciti ed enormi profitti con il traffico di droga. La Commissione dovrà riferire semestralmente in aula sul proprio operato e sugli approfondimenti svolti, per terminare il lavoro entro 30 mesi dalla seduta di insediamento, salvo possibilità di proroga ai sensi del regolamento interno per un periodo non superiore a quello precedente precedentemente assegnato e comunque non oltre l'attuale 11ª legislatura. In terza commissione due proposte di legge contenenti modifiche al testo unico in materia di sanità e servizi sociali e alla legge regionale per la promozione delle attività sportive e motorie. Vediamo. La Commissione Sanità e Servizi Sociali, presieduta da Eleonora Pace, ha avviato la discussione su due proposte di legge contenenti modifiche al testo unico in materia di sanità e servizi sociali, presentata da 4 consiglieri del Partito Democratico, Bori, Bettarelli, Meloni e Paparelli, e alla legge regionale per la promozione delle attività sportive e motorie, questa presentata dai consiglieri della Lega Mancini, Pastorelli, Fioroni, Peppucci, Nicchi, Rondini, Alessandrini e Carissimi. Per quanto riguarda il testo unico in materia di sanità e servizi sociali, le modifiche proposte riguardano la nomina del direttore generale, dei direttori sanitari e amministrativi e gli elenchi regionali dei soggetti idonei a ricoprire tali ruoli. I direttori non potranno superare il limite di 2 mandati consecutivi presso la stessa azienda sanitaria regionale e comunque il medesimo incarico non potrà essere conferito per più di 3 volte nell'ambito dell'intera carriera. I curricula dei candidati dovranno essere presentati in bianco, senza i dati sensibili, allo scopo di non far riconoscere il candidato alla commissione e valutare solo le competenze della persona, all'insegna della massima trasparenza. Per quanto concerne la legge sulla promozione dell'attività sportiva nello svolgimento di attività associative finalizzate a incentivare la partecipazione attiva e l'inclusione sociale di specifiche categorie individuate dalla Giunta regionale con propria delibera, la Lega vuole puntare soprattutto su anziani e persone con disabilità, anche attraverso quote agevolate o ingressi gratuiti. La proposta di modifica della legge tende quindi a eliminare elenchi fissi e prestabiliti di categorie di soggetti, ad eccezione, come detto, di anziani e persone diversamente abili. L'Assemblea legislativa ha dato il via libera alla mozione per valorizzare la via di Francesco e gli altri cammini. David Mariotti Bianchi. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità la mozione presentata dai consiglieri di Fratelli d'Italia Marco Squarta ed Eleonora Pace per la valorizzazione e la disciplina dei cammini paesaggistici e degli itinerari di pellegrinaggio in Umbria, che impegna la Giunta a realizzare specifiche campagne di comunicazione sulla Via di Francesco, con l'obiettivo di rendere ancora più conoscibile l'itinerario e incrementare i flussi turistici da ogni parte del mondo. Illustrando l'atto in aula, Squarta ha ricordato che serve un riordino unitario organico della normativa sulla promozione e valorizzazione dei cammini e degli itinerari storico-culturali, anche per una maggiore definizione della loro autenticità, oltre che per una più incisiva capacità di promozione e attrazione delle componenti turistiche. Nonostante le misure legislative già attivate, infatti non si registrano flussi turistici importanti in Umbria.
Invece il turismo legato all'escursionismo a piedi, in bicicletta oppure a cavallo è in crescita costante e costituisce un'opportunità da cogliere per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio, ma anche per la valorizzazione di zone meno conosciute da rilanciare in chiave sostenibile mediante esperienze di viaggio innovative. Infatti l'Umbria, ricca di elementi storici, artistici, ambientali e paesaggistici di grande valore, deve migliorare le proprie infrastrutture per una mobilità slow, anche perché i cammini legati alla vita dei santi rappresentano un patrimonio culturale e spirituale davvero unico nel panorama nazionale. In Umbria sono presenti molti cammini spirituali d'Italia e tra questi quello di San Francesco rappresenta un sicuro richiamo turistico nazionale. L'assessore Paola Agabiti ha annunciato in aula che la scorsa settimana il Ministero del Turismo ha comunicato che le risorse sono disponibili e l'Umbria avrà oltre 5 milioni di euro. Di questi, 4 milioni saranno destinati alla Via di Francesco, fondi che serviranno per la messa in sicurezza dei percorsi. In Umbria ci sono 18 cammini, uno internazionale, 14 interregionali e 3 regionali. La Via di Francesco è il percorso principale ed attraversa luoghi di pregio e comunità francescane, un'esperienza unica da valorizzare, un tassello fondamentale per la promozione del turismo lento ed esperienziale. Riunione della seconda commissione consiliare nella sede regionale della protezione civile a Foligno. Auditi il presidente della consulta regionale del volontariato Santelli e il dirigente regionale Vujovic. Rivedere il sistema di protezione civile riportandolo alla sua completa efficacia, soprattutto attraverso l'aggiornamento della legge regionale, tenendo conto del nuovo codice di protezione civile, incrementare i fondi per la manutenzione strutturale e strumentale e per un'adeguata gestione di un'area di 11 ettari, aumentare gli investimenti sulla formazione di personale per la copertura di ruoli specifici, intervenire sulle criticità degli strumenti della sala operativa prevedendo nuovi software, riorganizzare al meglio la colonna mobile. Sono alcuni dei principali punti emersi nel corso dell'audizione della seconda commissione, presieduta da Valerio Mancini, riunitasi presso il Centro Regionale di Protezione Civile a Foligno, nella quale sono stati ascoltati il presidente della consulta regionale del volontariato di protezione civile, Giuliano Santelli, e il dirigente del servizio organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile, Borislav Vujovic, e altri responsabili della struttura. Santelli, dopo aver spiegato che sono oltre 6.500 i volontari di protezione civile all'interno di 120 associazioni e gruppi comunali, ha disegnato una situazione molto grave del sistema. C'è una situazione del sistema di protezione civile molto grave, non abbiamo fondi nel fondo di emergenza regionale per eventuali situazioni di rischio, non abbiamo finanziamenti per il servizio e il suo funzionamento, non abbiamo finanziamenti per quanto riguarda il volontariato. Noi in sintesi abbiamo chiesto fondi per il sistema di protezione civile regionale più in generale, abbiamo chiesto un'attenzione particolare per quanto riguarda la nuova legge che va adeguata al codice 1 della nuova protezione civile e soprattutto abbiamo chiesto più attenzione nei confronti del volontariato per quanto riguarda attrezzature e mezzi che sono necessari per la colonna mobile regionale. Il dirigente regionale Vujovic ha rimarcato, tra l'altro, la necessità di poter disporre di un numero maggiore di personale qualificato. Il servizio di protezione civile non solo esercita le lavorazioni e le declaratorie previste da parte della norma, ma segue anche tutta una serie di attività collegate all'emergenza, come il ripristino delle strade, come le stalle, i fienili, le manutenzioni sulle SAE, e le messe in sicurezza. È evidente che per poter fare questo tipo di lavoro necessita di personale che in questo momento, per via di tutta una serie di vicissitudini, è migrato o verso l'USR o verso altri uffici regionali. E pertanto, per poter dare continuità a quelle che erano attività non proprie della protezione civile, è necessario che tale personale venga rimesso nella giusta posizione.
Il presidente Mancini e gli altri commissari presenti hanno assicurato la massima disponibilità ad approfondire tutte le proposte emerse, soprattutto relativamente alla predisposizione della nuova legge regionale, puntando soprattutto su una minore burocrazia e sulla cancellazione di sovrapposizione dei ruoli e delle competenze. Beh, una mattinata interessante che prima è passata nella fase di ascolto sia dei nostri uffici regionali sia della consulta regionale del volontariato, che lo voglio ricordare a tutti, sta dando un contributo in sinergia con la nostra rete regionale. Abbiamo fatto anche un sopralluogo in questi 11 ettari di questa struttura. Abbiamo ereditato problemi gravosi, molto preoccupanti. Lo scopo di questa commissione è iniziare da oggi un lavoro che vuole essere utile alla linea di governo della Giunta Tesei. Questo passa innanzitutto nell'acquisire la bozza di riforma della legge regionale sulla protezione civile, che è vecchia di 15 anni, ma che si deve incardinare su quella del 2018, il decreto legge numero 1 del 2018. Quindi noi dobbiamo raccordare come organo legislativo questo quadro, ma soprattutto riuscire nella legge a declinare questi rapporti di sinergia che oggi i rappresentanti che vivono con merito e con energia il tema della protezione civile accanto ai nostri cittadini in un quadro giuridico possibile. Sono state evidenziate carenze di personale consistenti, 43 unità, ne servirebbero assolutamente almeno il 50% in più, anche perché qui si sta gestendo l'emergenza. La nostra protezione civile funge anche da ufficio contabile per quello che riguarda molte rendicontazioni del quadro del terremoto del 2016. Rischiamo con questa carenza di non essere puntuali affinché tutte le procedure siano inquadrate nella fase di rendicontazione. Siamo indietro di qualche milione di euro, questi milioni di euro devono essere portati a vantaggio di chi ha fatto i lavori, erogarli nel più breve tempo possibile per ridare un po' di fiato e anche un po' di speranza in quella che è una ricostruzione dolorosa, lo sappiamo, molto difficile, hanno ricordato tantissimo i quotidiani in passato. Noi vogliamo accelerare sotto questo aspetto e la seconda commissione in piena autonomia farà questo. Beh, in qualità di Umbro, di membro dell'Assemblea regionale, ma anche di cittadino che ha provato l'efficienza della nostra protezione civile in seguito al sisma del 2016, mi sento proprio in dovere di fare in modo che la prossima emergenza, che mi auguro avvenga il più lontano possibile dai nostri giorni, possa avere una risposta come quella che io ho provato nella mia città. Questa protezione civile ha dato una risposta di efficienza e di grande vicinanza alla comunità dalla quale vengo. Ecco, oggi quello che abbiamo scoperto è che ci sono molti problemi, problemi che devono essere affrontati, che devono essere risolti, e non si può ricordare la protezione civile soltanto in tempi di guerra o durante le emergenze. Della protezione civile bisogna ricordarsi sempre, perché è la prevenzione, è la previsione che cambia poi l'efficienza. E l'impegno che ci siamo oggi presi qua come seconda commissione, che mi sento di prendermi anche personalmente, è mantenere sempre una grande attenzione, un supporto giusto e necessario nelle misure che questo istituto necessita per continuare a far stare tranquilli i cittadini della nostra regione e delle regioni vicine. Quindi un'azione possibile e doverosa. Audizione in seconda commissione sulla situazione dell'ex ferrovia centrale Umbra. A Palazzo Cesaroni sono stati ascoltati, su loro richiesta, i rappresentanti sindacali di FILT CGL e FIT CISL. È stata ribadita la strategicità dell'infrastruttura attualmente gestita da RFI per l'intero territorio regionale. Come pure è stato definito importantissimo per l'economia umbra il collegamento con la Toscana e il Lazio. Rimarcata la necessità di interventi di ammodernamento, previste nuove audizioni a marzo a partire dall'assessore ai trasporti Enrico Melasecche.
L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha rinviato in commissione con voto unanime per i dovuti approfondimenti la mozione presentata dal consigliere Vincenzo Bianconi del gruppo misto, che mira ad impegnare la giunta regionale a predisporre entro il prossimo esercizio utile le risorse necessarie ad emanare un bando per l'assegnazione di contributi regionali a fondo perduto per la sostituzione o l'efficientamento di impianti termici civili presenti nel territorio regionale, installazione di elettrofiltri ed eventuali altre misure finalizzate al risparmio energetico e al miglioramento della qualità dell'aria. Il Comitato per il controllo e la valutazione, presieduto da Thomas De Luca, si è riunito per verificare lo stato di attuazione della legge per il contrasto dello spreco alimentare e di un articolo della legge di stabilità 2019 contenente norme a favore del benessere animale. Entrambi i provvedimenti erano stati proposti dall'attuale presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta. Dalle istruttorie svolte dagli uffici di Palazzo Cesaroni è emerso che entrambe le norme sono essenzialmente inattuate. Per questo il Comitato ha deciso di scrivere all'assessore competente per chiedere chiarimenti e sollecitarne l'applicazione. Il consigliere regionale Andrea Fora, del Patto Civico per l'Umbria, fa sapere di aver presentato una nuova interrogazione alla Giunta regionale in riferimento alla grave questione del taglio ai trasporti pubblici. Fora rimarca come continuino a circolare voci fantasiose sulla possibilità di tagli fino a 1.750.000 km per ottenere 3 milioni e mezzo di risparmi. I consiglieri del Partito Democratico Tommaso Bori e Fabio Paparelli esprimono preoccupazioni per il protrarsi dell'avvertenza dell'azienda San Gemini a Merino. Per questo annunciano una interrogazione alla Giunta regionale per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per tutelare l'occupazione ed assicurare la strategicità dei siti produttivi di questi due marchi storici del panorama delle acque minerali umbre. Ed anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.